Aspetta, vero? Ah, ma tu stai continuando la storia? No, perché da come sto capendo che se progredisce uno, progrediscono tutti e due. Sì, perché io vedo che tu stai continuando la storia, a me mi arrivano le notifiche. No, Marco, c'ho questo problema qua. Cioè, se posso evitare di sovraccaricarlo. Pensa che mo se è disconnessa la live, ho tutto il OBS. No, mo prendo in considerazione quello che hai detto, perché il fatto della CPU gli dà un'occhiatina. Ah, CPU, CPU, CPU. Che cosa? Io ho parcheggiato un pochino lontano, non ci ho parcheggiato. Per fare il tasto di parcheggio. È lì che sta la storia, dove sei tu? Ma quell'astronave che sta vicino a te Ah, pensavo che era un'astronave distrutta. Cosa? Poi non era quello l'obiettivo. Giusto, l'obiettivo non mi indicava dove stavi tu. Eh? Un attimo, ci vai da parcheggiare la nave. No, più che altro è il tasto che mi ero dimenticato. Sono andato a premere e stavo attivando il motore a propulsione. No, vabbè, tu qua devi sempre pigliare e giocare con un tasto che non vedi i tasti. Buongiorno a lei. Marco ha marcato la reliquia sotterranea. Attiva una scansione dei bersagli del visore. Ah, bersaglio analitico, ok.
Ok, ho trovato. No, ma io te l'ho detto però, cioè se mi capita di non esserci, gioca pure tu ad altro, non ti fa problemi. Qua dice che il segnale sta da questa parte, non so se l'hai visto. Vieni di qua, dove stai? Comincio ad andare verso. Dopo seguimi, vai. Tanto sto a piedi, sto qua vicino. Ecco, e questo è quello che ti ho detto a te. Il segnale proveniva da dove stavi tu quando ho detto che ho visto un'astronave. Non era la tua, c'è un'astronave madre distrutta. Che sta dietro all'astronave tua. Dietro all'astronave tua sta. Il segnale proviene da lì, il segnale. Le reliquie te le puoi vendere, puoi utilizzare la merce di scambio. Ok, vieni da me. Vieni. Come ci vieni? Stiamo vicino, non stiamo lontane. No, guarda, sta l'astronave dove parcheggiate, qua vicino. Ah, che ci mette un po' di tempo, ci metti, tu dici? Vai tranquillo, non ti fa problema. Ok. Ci mancano. Dobbiamo andare a piedi per forza. Non possiamo utilizzare l'astronave. Perché alcune cose. Sto vedendo con il. Come si chiama? Il bersaglio criptato. Segnale. Dobbiamo fare a piedi. Perché con l'astronave non posso fare belle queste astronavi grosse. Ah, finalmente sono riuscita pure ad analizzare queste creature volanti. Non le avevo scoperte. Teoricamente mi sembra che se ce l'ho bloccato io ce l'avessi bloccato. E levati davanti, dovresti averci bloccato. La faccia quando è grossa questa astronave. Non era manco tanto lontano da noi. Ma questa però non mi sembra che c'era prima. Non mi ricordo questa cosa. È spaccata in due l'astronave. Ah, faccia. Ma che era? La nave mercantile. Ma che roba è? Ok, bersaglio portata, bersaglio trovato. Eccolo qui. Lo vedi punto rosso ora? Ah, non vedi il bersaglio della quest. Avvicinati all'astronave e bersagliala con la pistola.
Oh, saluti. Allora, la quest sta qui, però io prima di andare a pigliare la quest vorrei visitare gli interni di strada di sta nave. Che ne dici? Vediamo. Gli do un'occhiatina, gli do. Pannello danneggiato. No, allora bisogna fare la storia, non si può entrare, pannello danneggiato. Hai analizzato la zona? Il segnale della quest è qui. Mi ha contato il relitto del mercantile, ha detto che era un mercantile. L'ho buttata lì veramente, ho visto quella roba lì. Emette una strana sequenza di numeri seguita da un breve messaggio. L'anomalia arriva dalle stelle, prendi il volo. Questo progetto di per guida è per un'astronave convenzionale, non per un mercantile di queste dimensioni. Ok, il microprocessore ce n'ha 2 di 5, il modello cromatico mi sembra di ricordarlo come si fa, un 0 di 125, niente, motore di curvatura della velocità della luce. Ancora più veloce di quello che guidiamo ora? Inizia l'installazione dell'iperguida. Quindi dovremo tornare alla base e installare i motori dell'iperguida alla nave. Ok, su quest'astronave però ci sta un bel po' di roba, sto vedendo, eh. Questa astronave c'è un deposito di cobalto vicino. Deposito di cobalto, pirite. E ci sono un paio di tesori. No, ma possiamo pigliare entrambi, tutte e due, non è quello il problema. Proviamo, diamogli un'occhiatina e vedere. Come avevo pensato. Devo recuperare il materiale di sta nave, ho visto, però con la pistola che abbiamo non ci possiamo fare niente. C'è un bel po' di materiale, ma acciaio rinforzato, però non lo possiamo recuperare.
Vedi perché capsula di conte. C'è anche una capsula mercantile di struttura dell'antichità. Basta, mi sta una forte. Niente, che va, bisogna ritornare alla nave. L'entrata in un edificio. Sei riuscito ad entrare nella nave? Ma chi è entrata? No, io sono sul terreno, tu mi vedi dalla parte di dietro, perciò. Ingresso nella struttura effettuata, mercantile dell'artiglio di Mishiranor, terminale del mercantile. Potenzia l'esecuto, installa l'iperguida. Terminale. Il terminale sta... Fammi ritornare indietro, vediamo un po'. Terminale. Mica di funzione il terminale. Ma spiega più. Tu non sei riuscito ad entrare? No, devo vedere un attimo una cosa. Vedi, qua mi dice che ci sono dei tesori all'interno della nave, però... mi chiedo... Perché la porta d'ingresso della nave ha la stessa texture di quando tu vuoi rompere per ricrescere i materiali. No, con tutto il booster che cosa?
Che cosa? No, puoi recuperare pure i materiali della nave, però da quanto ho capito un po' devi pure potenziare il multitool, perché non ce la fa a distruggerlo. E io infatti vedo che noi abbiamo un'arma generica per il multitool. Accedo alla modalità fuoco permanente, ok, attivo l'allarma con RT. I burro configurati multitool per sovraccaricare elementi metallici. Sparante come proiettile ad alta velocità in grado di causare danni. Ok, la nave si può aprire, non è che non si può aprire. C'è, se vedi sul tuo multitool, c'è un potenziamento da fare, si chiama Bolt Caster, che ti richiede 100 di metallo cromatico e 3 nanotubi di carbonio. Non è che non si può fare, fa si può fare. Ci vuole mezz'ora per arrivare alla base. Tu dove stai andando? Guarda, una parte che è esplorabile, il messaggio di guida dell'astronave. No, quello sto a guardare, per carità. Vale, c'è cioè, mente strano visto che la nave sta in discesa e tu cammini all'interno. Ah, ok, non ti permette di entrare. Sì, da dietro, però non ti fa proprio entrare. Vale, c'è cioè, mente strano perché tu stai camminando in discesa. Metallo cromatico non lo puoi estrarre dalla nave. Ti serve il multitool potenziato. Te lo fa riaprire, però non ti dà niente. Ah no, il fatto della reattività quella non la sapevo. Oh, se vuoi ci sta una struttura di dati antichi qua vicina. Possiamo avere pure dei potenziamenti per la tuta e per l'astronave. È qui, eh. Te l'ho marchiata ora, l'ho marchiata. Allora, i potenziamenti per l'esotuta ti danno a finale, ti danno delle slot per dell'inventario. Ah, ecco. Ho aperto uno che tu già avevi aperto e mi ha dato le radiazioni, mi ha dato. Quindi se lo apre uno. Ah, si vede che è per i bauli chi lo, il primo che lo apre. C'è un casino di roba qui. Tu è solo giovedì, che fai tardi per il lavoro. Ok.
Potenziamenti per l'armatura. Tu li apri, ti indicano il luogo dove devi andare sul pianeta e vai lì, ti costruisci gli dei materiali che lui ti richiede e ti sblocca una slot. Aspetta. Quei due là li vedi, quei due alla tua destra? Alla destra, destra tua, qua, dove sto io? Ok, allora o li piglia uno o li piglia l'altro, ok, va buono. Sì. No, ma tanto ce ne sono un casino, non è un ben, una cosa che uno dice ok, l'ha piato quello, l'ha piato... cavoli. Ok, e niente, dobbiamo andare alle navi, tornare alla base e installare il sistema di iperguida. Continuiamo con la... Lo sai che cos'è? Lo sai che si può viaggiare pure tra l'universo, tra una galassia e un'altra? Ho visto gente che attivava come lo Stargate i glifi. I glifi, dove c'è uno Stargate, inserisci i glifi e ti porta da una parte all'altra. Allora, cosa c'è sta? Messaggio di guida, usa il menu rapido per richiamare la tua astronave. Accende il menu rapido indicato con la tua mano sinistra. Ah, ok. No, è casuale, fine settimana. Io si vede che non posso richiamare la nave. Dormire. No, sabato sera è successo che c'avevo i nipoti a casa e io quando ho i miei fratelli, i miei nipoti, non è che mangio e me ne vado, cioè scappa una chiacchiera, ti metti a giocare con i nipotini e una cosa e un'altra, ti vuole il tempo. Poi quando sto pure a pranzo, io ho pranzo a cena, ti dico, me la piglio con calma, non, cioè mi chiedo tu come fai, cioè in 10 minuti? No, per carità. Cioè io mi voglio rilassare quando sto a tavola, non è che piglio, mangio e me ne scappo. Ah, beh. Ma devi cucinare, devi preparare la tavola.
No, io mi accendo la televisione, mi vedo un po' di televisione, una chiacchierata. No, ma pure se non è la televisione, però una chiacchierata, qualcosa, pure io ci lavoro insieme. Ma pure a tavola, non è per dirti. No, la televisione la vedo e non la vedo, per carità, però come ti posso dire? Se sta a tavola, pure una chiacchierata, un qualcosa, una fesseria, ci si dice sempre. Oh, e niente, dobbiamo fare il simulatore di iperguida per continuare la storia. Sei andato alla nave, alla base? È che già c'hai i materiali dietro? Scusa, se non andiamo di fretta, ok? Ci possiamo fermare un'altra giornata qui, che oltre a farci i motori, ci facciamo pure il boost sulla pistola, che spara per distruggere pure i materiali più, cioè quelli un po' più difficili. Allora, te lo dico, prima che vai lì, tutti i potenziamenti per la tuta che troverai ti serviranno. L'involucro di antimateria, e quello lo devi andare a comprare. E i nanotubi, quelli si craftano facili. E il nitrato di sodio, 10 di nitrato, un involucro di antimateria e il coso, come ho detto, i nanotubi, il nitrato te lo fai in casa con la raffineria. I nanotubi lo costruisci dal crafter che c'hai dietro di te, che c'hai appresso, vedi? Mentre l'altro devi andare all'emporio in un edificio per pigliare e andarlo a comprare, costa poco, mi sembra che ne puoi comprare 2 o 3 di unità. Quindi ricordati che quello è da comprare. No, io l'ho fatto, io ho fatto due, ho sbloccato due slot. Ah no, ok. Se vuoi ritorni al camp e in YouTube è una cavolata a craftarlo. Il nitrato di sodio, pigli il sodio, fai la doppia lavorazione in casa. L'altro è da comprare.
Ah. Vabbè, meno faticoso se lo fai senza catwalk. Oh. Devi riavviare il gioco dopo. Yeee, sono senza gasolio, ho finito la benzina. Serve no, molto molto proprio no. Fai cosa? Parsival, hai sbloccato un nuovo titolo, sei sopravvissuto per 32 giorni su Mondo Estremo. Sono passati 32 giorni sul suo pianeta. No, vabbè, ma ci sono già i depositi. Pigliela che ti possa essere utile. Yes.
No. Aug, aug. Sei andato a comprarti l'antimateria? Ah, ok. Se sei con la lava. Brutta persona sei. Hai violato i loro. Ma ci sono molte razze. Una razza. Ah, invece non lo sapevo, per caricare i motori di guida serve il trizio. Ah, sì, me l'hai detto ciò. Me l'hai detto ieri, me l'hai detto. Giovedì. La colonna trovate nei forzieri. No, ma il corpo della tartaruga. No, ma io perciò dicevo pure magari rimaniamo un po' più di tempo, ma no per qualcosa. Perché magari, che ne so, pure a potenziarti la tuta per avere più slot quando vai a trovare roba. No. Non tanto, cioè io qualche slot ma preferisco, cioè se riesco a farla, di la verità la faccio perché. Perché? Non ce l'hai? Scusa, il jetpack?
Rixen ha ucciso un pianeta. Ah, una pianta pericolosa. Ho detto, ho letto un pianeta. Aspetta, che cavolo sto a leggere. Non c'è un'armata della fine del mondo? E metallo cromatico, come hai detto che si fa? Wow, una lega metallica creata in un raffinatore dei metalli stellari. Rame, cadmio, emeril o indio. Quindi mi serve il rame. Il rame avevo sfondato un deposito di rame. Ah, ce ne ho altri. No, ne avevo 500. Ce ne avevo. No, ce l'avevo perché io ne avevo raccolti 500 l'ultima volta. Quanto è che ne servono? 125 di metallo. 100. Io ne ho già 23, quindi me ne servono 127. Ma tu che dici? Il raffinatore si può collegare al pannello solare che riduciamo. Quali comandi? Ah, ok. Ah, giusto. Vendi, installali per guida, l'acquisto dei microprocessori. 20 oggetti presso il terminale di commercio in una stazione spaziale. Durante la vendita cambia tra inventario e statù dell'astronave. Apri la guida. Ok, allora, le unità io le ho trovate nei bauli, ok? Però qua dice che si possono pure comprare. Ora, o andiamo a comprarli in un emporio o in una, in un, come posso dire, o andiamo all'emporio o andiamo in un'infrastruttura qui vicino. Se non va da lì, c'è lo Stargate che l'ho collegato alla stazione spaziale. Andiamo lì e compriamo lì i naniti, non i soldi normali. Mi pare di no. No, beh, quello mo sta a posto. Ma quello che vorremmo capire qui ah no, il trizio si può trovare pure normale qui scavando, non per forza nello spazio. Unità richiesta. Che marchio c'ha? Il problema è che tu stai piccolo insediamento. Eccolo, tu stai l'insediamento, stai. Allora, dice che se voglio comprare quelle che mi servono 50.000 di unità, 55.000 di unità, mentre io ho 41.000 unità. Si possono comprare con le unità, allora, non per forza. Visita il terminale di commercio in una stazione spaziale. Durante la vendita. Ok, usa un attimo lo Stargate e vado a vedere. Sì, sì, sì. Allora, no, se li puoi prendere anche. O li trovi dai forzieri o li vai a comprare, cioè. No. Adesso fatevi centrare con la visuale.
Voglio vedere, ho installato l'iperguida, voglio vedere come si ricarica l'iperguida. Che serve per ricaricarlo? Sì. Beh, di una volta che c'è il rame. No, è perché l'ho detto, mi vado a rifornire in casino di materiali. Quindi quello. Che? No, io non gioco senza di te, tu l'hai visto che gioco con te. No, siamo fantastici. Servono la cella di curvatura. Ah, tu dove stai? Perché? No, non da. Voilà. Benvenuto a bordo della stazione maggiore di Yazaku. Non mi interessa di Yazaku. Riparte con l'astronauta. No, ho utilizzato il teleport per fa prima. Ho trovato l'antimateria. Ok, non devo più comprare. Chissà se l'antimateria la posso trovare pure sul pianeta. Partenza 3, 2, 1, via! No, l'ho trovata su un pianeta che è adiacente al nostro. Se riesci, tu ce l'hai dell'oro, giusto? Ok, possiamo craftare un teleport su quest'altro pianeta che ci andiamo a fare l'antimateria, poi c'è la muffa, le ossa, rame, ammonio. Senza andare ad utilizzare la nave, possiamo utilizzare direttamente quest'altro pianeta.
Sì. No, beh, dipende pure sempre da quello che fai nella vita, eh. Sì. Ah, questo lo sai tu, lo sai, questa cosa qua. Ed ecco che il nome Sky mi sta dando problemi, vedi? Niente, basta, non è un problema di CPU, boh. Oppure... Ah, vedete il carico. Ma è solo sto gioco, eh. È questo che mi dà problemi. No, pure mio fratello che fa programmazione mi ha detto la stessa cosa. No, beh, rimanerò lì, non fa niente. Non conosco come unità. Non è collegato. Il pannello solare è collegato alla batteria e la batteria è collegata al teleport. No, il raffinatore è dentro casa, quindi c'ha il suo carburante. No, ma c'è, ho detto, se qualcosa sì, si può provare a buttarlo fuori e collegarlo alla batteria. Oh. Collegalo alla batteria. Come non lo sai come si fa? Basta che c'hai i cavetti. I cavetti si riscattano gratis.
Penso che lei. È l'unica cosa che non devi manco grafta, fortunatamente. Mi sembra strano perché. Mi sembra strano che non te lo fa posare perché il primo pianeta tu l'hai posato per terra, quello di ghiaccio. Tu l'hai posato per terra perché l'hai costruito tu lì. Boh, ti dico una fesseria perché mi. Su quello di ghiaccio mi ricordo che sei stato tu a craftarlo là. Infatti ho utilizzato pure io il tuo lì. Come deve stare lì? I cavi non si devono craftare, li danno in automatico, non sono craftabili. Aspetta un attimo, sono nell'astronave, esco subito. Costano zero come dati tecnici. Al computer dentro casa, costa zero. Cablaggio elettrico. Poi. Energia e industria si chiama. Non mi dica che non mi ha salvato la partita. Ho dovuto riavviare il gioco. Ti dico la verità, se tornassi indietro ora non sceglierei No Man's Sky, ma no, perché il gioco non mi piace. Perché ho giocato a parecchi giochi in VR e non ho avuto gli stessi problemi come questo. Cioè, poi è strano perché dice il salvataggio l'ultimo è alle 18:18, che sarebbero 2-3 minuti fa, neanche più di tanto. Però perché non c'ho che ho craftato già il motore? E quella è l'unica palla che mi dà fastidio a me. Cioè, gioco a parecchi giochi in VR, l'hanno. Ci ho giocato per 2 anni consecutivi in VR senza problemi. Vedi, mo sono dovuto tornare alla base di nuovo all'astronave mezza rotta. Ti devi girare un attimo. No,
No, sei tu che ti devi girare. Cioè, per dirti che lo apri, che tu stai lo ce l'hai davanti, ti devi girare che sta dietro. Cioè, non ci credo che tutta la giornata non ho fatto il salvataggio di sta zona. Cioè, ho aperto più. Ma l'ho fatto più di una volta, non è che. Cioè, quello che mo vorrei avere. Fammi provare a avviare un attimo. Cioè, sono andato nello spazio, ho fatto tutto quello che devo fare. No, non è capolata a craftarlo. Ah no, no, pure là è una cavolata, cioè se. Vabbè, ma si trovano, se ti metti a fare i dati tecnici, ti metti un attimo, ti bastano 4 dati tecnici da scoprire. Una volta che ne scopri la media, ogni volta che apri un forzino te ne dà una media di 2. Ne hai aperti 4 e sei a posto. No, stanno qua vicino, da dove fa avanti e indietro, ma ci sta. A me, per esempio, guarda, ho provato The Forest e non c'ho problemi. Ho provato Skyrim. Quali giochi hai comprato, se posso? Ah, ok, no, 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 tranquillo.
Che cosa? Ma tanto non c'è. Il bello di sto gioco, cioè, non è tanto andare di fretta, non è che lo dobbiamo finire domani. Io a piedi sto andando, adesso sto camminando a piedi. Io da una zona all'altra vado a piedi. Se poi vi raggiunge, a volte ho fatto pure gli 800 che stavo a 800 di distanza, li ho fatti sempre a piedi. Perché l'ho fatto sempre con l'astronave. Modello cromatico lo puoi trovare per strada, che sono dei massi. Quello te le fa sempre, vedete? No. Che cosa? No. Vatte a ricordamo. Fate a ricordare quello che ho preso o non ho preso. Mi sembra che alcuni rimangano fermi, eh. Qual è farina? Due stelle Michelin. C'è sta da 1 a 3 lì. Quello che ho visto ora.
Ma che se la fanno? Che è successo? Ma guarda che pure penso che l'uranio e sta roba così serviranno a tutto, un estrattore. E se no c'è da becchi. Vabbè, ma l'uranio è così, è normale. Tutto più, senti, io domani penso di riscendere di nuovo la qualità grafica, di riabbassarla un altro po' ancora. Ah, ma tu hai messo, scusami un attimo, ma hai messo il raffinatore portatile collegato al pannello solare? Ah, ok. Ora faccio una cosa, provo a fare un salvataggio, abbasso tutto al minimo e entro ed esco. Tanto per ora non ho fatto niente di strano. Beh, mi è crashato in giro. Sì, ma non conosco i tempi di respawn, purtroppo. Ah, no, ci sta il respawn, ci sta, ci sta. No, perciò te l'ho detto, pure se ci perdiamo un po' di tempo, ma con il farming potenziatelo se puoi l'inventare, è una cavolata a farlo, eh.
Ma quelle si craftano facile, si craftano. Ma le craftate qualche volta, eh. No, allora vai sulle seduta, l'inventario delle seduta. Clicca su una slot vuota per craftare. No, non sopra, l'inventario è sotto, dove tu depositi la roba. E quello là sopra, quello là io l'ho fatto, quello là per la vita, l'ho craftato. Quello là sotto nell'inventario cosa ti chiede per craftarlo? Ah, e allora metti un po' di roba nella nave. Sì? Sì? No, ti rimane se tu sapevi quello. A me mi è rimasto che pure il giorno dopo ce l'avevo ancora. Però ti dico, è una cavola, perché l'equipaggiamento te lo puoi comprare pure sulla stazione madre. Ok, vediamo un po'. Ok, mi sembra, Marco, ho messo tutto, prima tiro tutto migliorato, ho messo tutto normale, per carità, si vede bene lo stesso, niente di peggiorato, chissà che altro. E se mi sembra che per ora stia andando bene, ho abbassato al minimo tutto. Ti faccio vedere come si fa, scusami. Quando tu vuoi craftare quello si chiama nanotubi di carbonio, scusami, nanotubi di carbonio. Mi sembra che devi craftare quello, 10 di nitrato di sodio e un involucro di antimateria per sbloccare una slot per l'inventario delle sedute. Capito? Oppure vai alla stazione, il primo potenziamento si sblocca per 5.000 unità, il secondo a 15.000. Vado ad aumentare. Io ho fatto due con i progetti e uno ho pagato 5.000 per fare... ho già tre slot in più disponibili. No, ma già l'ho detto, non vado di fretta a fare la storia e tutto, però ecco, se posso, che ne so, sbloccarmi qualche slot per l'inventario, un potenziamento per la tuta, mo vado a fare volentieri, mo lo vado a fare. Cosa? Sì, analizzo tutto. È successo? Mob gigante, che dato fastidio.
A volte ti attaccano, non l'ho capito manco io il motivo. Quello sì. Che è successo? Lo sai che devo fare però? Devo vedere, mettere nelle impostazioni che pure se moriamo non perdiamo il loot, sennò devi dovresti tornare indietro, capito? Se ci bastano pure le piante ricche di sodio. No, io ho giocato il vanilla. Sì. Vabbè, ma quello se trova, c'era.
Allora, i nanotubi, 10 di nitrato di sodio e poi ti serve anche la cosa di antimateria, l'impollucro di antimateria che te lo vai a comprare, per ora che non abbiamo l'antimateria, costa poco, va all'emporio e tu compri. Che cosa? Quello dell'antimateria? Ma che cosa? La strategia? Eh? Allora, per sbloccare l'inventario devi utilizzare quello che tu hai fatto con i dati antichi. Tu ai dati antichi hai trovato tabella di potenziamento esotuta. Ok? Clic, tienici premuto sopra e ti sblocca un posizionamento di posizionamento. Ti sblocca dove sta una capsula che è atterrata con il potenziamento per l'esotuta. Devi attivare quello. Ok. Devi andare a vendere un po' di roba, cioè che... di tante esplorazioni, poi a parte... Vabbè, se tu puoi, se io posso, dico la verità, lo faccio.
No, però ecco, se si possono mettere dei teleport, tu risparmi pure un po' di materiale per da una parte all'altra. No, ma che ti volevo dire? Io mo sto su un altro pianeta. Se io ho l'opportunità di utilizzare il teleport, utilizzo il teleport, faccio prima. Ma tranquillo. Ok. L'antimateria si crafta con il carbonio e il metallo cromatico. Metallo cromatico e carbonio.
questo fatto di fondamento con la testa è una mezza. Ci sei, Marco? Ok, ho sbloccato il progetto dell'antimateria. Si crafta con 25 di metallo cromatico e 20 di carbonio condensato. Ok. No, non è da. No, tanto ci sto io, cioè basta che uno di noi c'è sempre. Sì, sono io che salvo, non sei tu che salvi. Ok, l'unica cosa su questo nuovo pianeta è che ci sono delle uova. Io le vado a rompere pensando di trovare roba e invece è meglio che non le tocchi, ti compaiono gli alieni che ti attaccano. Alla faccia, qua non c'è, c'è sempre un vermone, ma pure qua bello grande. Rixen fuori dal pianeta. Ciao Rixen, sei su un altro pianeta, mi vedi? Va tranquillo, va tranquillo. Ah, te l'ho detto, solo riguardando il fatto della VR, ma... No, invece ti posso dire, quando è stato sabato, perché ho provato a vedere se impostazioni che loro mi hanno dato, da flat ha caricato istantaneo proprio. Sì. No, no, perché non me lo immaginavo. Io più che altro il teleport lo vorrei costruire sui vari pianeti dove magari dove mettiamo gli estrattori di materiali, capito? Almeno tu sai che vai lì, ti recuperi i materiali e te ne vai. Sì? Sì, perché io ho visto che non ce l'abbiamo ancora il progetto e mi pare che il progetto... No, a me è capitata solo questa cosa questa settimana qui, cioè non è una cosa che mi succede sempre. No, ma pure io non pensare, non muovo qualcosa, è successo più che altro perché stai una settimana al lavoro che stai sempre all'impiedi, poi qui a correre all'impiedi, ma ero stanco proprio, non ce la facevo più. No, io infatti ho detto, guarda, ora mi faccio un'oretta di sonno e poi vado a giocare. E invece quando sono andato a svegliare, erano tutte altre cose, era tutta un'altra storia. Domenica la mattina l'ho passata prima a leggermi manga e guarda mia. No, io la domenica mattina, sento che...
One Piece, mi vedo One Piece, poi da lì mi vado a vedere. A parte che mo sta come si dice? L'anime sta in pausa per 6 mesi. Mentre io ho pure altri anime che mi vedo. Di oltre a vedermi gli altri anime, mi vado a leggere, mi sto leggendo pure un manga. E quindi tra quello e quello ci ho perso un po' di tempo. Poi al pomeriggio. No, vabbè, diciamo che la giornata che posso dedicare un po' di più magari a leggere, a fa. Allora la mattina la uso così, però. Arrivo. Ah, sta la stazione spaziale? Dalla stazione spaziale poi devi andare. Da lì poi devi andare sul pianeta qui di fronte. Ti puzzano le ascelle. Comprati il deodorante. Non ci ho fatto caso, cioè ci dovevi fare uno screen e guardare sia quello che quello dell'Emporio per te. Vi ho profanato le tombe. Quelle che ci hai parlato non lo puoi far più, eh. Però ti dà che l'hai vista, ti dà. Io voglio il trizio e trovo l'argento e l'oro.
Mi pare che però sul pianeta ci dovrebbero stare dei materiali del trizio da scavare, giusto? Quella della Cilda non l'ho capito. Ah. Niente, argento e oro. Io vado a trovare il trizio e quello mi fa argento e oro. Ah, no. Ah. Che cosa? Le risposte, sì. Perché? Sì, quello che se uscite visitato, cioè non puoi far rifare. Non ti dà detto che puoi imparare altro da lui, capito? Tu vuoi vedere se migliorando pure il linguaggio risparmi sui soldi? Ah, non c'è a sinistra il tasto per vendere? Alzo le mani. Il fatto del parlare con gli altri?
No, ho trovato il progetto per craftarlo. Il progetto? Sì, ti volevo pure comprare l'inventario. Vabbè, sono gratuiti, matati di. No, sto leggendo qui. Il problema è... Che cosa?
Ok, vediamo un po'. Perché non mi fa andare, non ho capito. Che se vado lì mi dice che sono oltre. RT è il braccio della sinistra, giusto? Sì. Nella galassia di Euclide. Ho trovato l'uranio, almeno possiamo potenziare, possiamo partire meglio con l'astronave. Bello, ho trovato i pirati. Ma stanno attaccando. Ok, sto trovando una stazione spaziale. Allora, Marco, in questo nuovo galassia Euclide, la galassia di Euclide, ho trovato degli asteroidi ricchi di tritolo, stavo di il tripazio, come cavolo si chiama, per carità, il trizio. E poi di fronte all'astronave madre, qua, stazione spaziale, c'è un pianeta che è ricco di uranio, che sarebbe buono per ricaricare l'astronave. Rixen sta su un pianeta in un'altra galassia, mi dice. Dimmi.
Sì, l'ho craftato. Devi sbloccarmi il progetto. Allora, tu una volta che sblocchi il progetto dell'antimateria, ti fa fare anche l'involucro e tutto. Quello dell'antimateria devi prendere e seguire la storia. Da lì ti dice vai sulla tua astronave, scansioni utilizzando lo scanner della nave e ti dice ok, esci fuori dalla stazione spaziale, scannerizza nello spazio e ti trova dove sta l'antimateria. Sì. No, ma io lo faccio, ti mostro in un'altra galassia, perché al finale quello ti dice, una volta craftata l'antimateria e che hai utilizzato i sistemi di curvatura, a proposito, le celle, quando ne crafti uno o due, quando te ne fa craftare, c'hai giusto il carburante per un viaggio solo, perché ti ricarica il 25% a una cella, la quant'è. Però in questo universo dove sto, cioè in questa galassia dove sto ora, ci sono i pirati. Cioè, io se non entravo nella stazione spaziale mi stavano per attaccare. Quindi prepariamoci pure gli attacchi qua, eh. Mo non è tutta calma e tranquillità come stavamo prima. No, vai tranquillo. Sì, l'affinatore deve fare il sodio. Ho scherzato, torno indietro. Non è cosa mia ancora. Miglioramento della classe, ok, come pensavo. Ok. Vabbè, dopo guarda, quello che puoi fare ti fermi quando è arrivato. Cioè, se tu vedi che è arrivato un tot, ti fermi. Allora. Ok, Marco, se vuoi risparmiare, cioè, ok, sbloccati il progetto dell'antimateria che ce l'hai. Una volta che l'hai sbloccato, se vuoi risparmiare e conservarti l'antimateria, perché ne serve parecchia per portare al 100% al carico del motore della nave, sono collegato, ma pure il terminale di questo teleporto di questa stazione è collegato al pianeta che abbiamo all'avamposto. Quindi da lì puoi raggiungere pure questa stazione senza consumare l'antimateria. Capito? Allora, praticamente, visto che l'antimateria ce ne vuole un bel po' per caricare al 100%, perché quello che ho craftato io, che ti fa craftare il gioco, scusami, ti fa caricare il motore al 25%. Quindi te ne devi consumare un bel po' per arrivare al 100%. Devi fare più di, mi sembra, un bel po' di celle per arrivare al 100%. Però se tu vuoi l'antimateria che stai per farmare, conservatela.
Perché il teleport di questa stazione spaziale è collegato al teleport che abbiamo sul pianeta che tu hai scoperto, Faenna. Quindi da lì puoi utilizzare il teleport e viaggiare direttamente in questa galassia. Così ti risparmi l'antimateria per un altro viaggio. No, almeno per quello, se si può evitare, cioè, mo che lo ho sbloccato, ti dico, preferisco utilizzare quello. Io muoro all'Orochelon e raggiungo il pianeta che sta qui fuori alla stazione spaziale perché gli vorrei craftare una mini base perché c'è l'uranio, c'è il giacimento di uranio. Ho trovato un pianeta radioattivo. È lì che ci porta la quest. Ninienfi. Sai, sarei curioso di trovare un buco nero e di entrare dentro. Vabbè, voglio vedere sul gioco qua che succede. Magari salvo la partita prima. Ok, vediamo un po'. Ok, c'è una base qui vicino all'Urano.
Ok, possiamo utilizzare dove sta l'estrazione di uranio, c'è anche una base che possiamo utilizzare. Ah, ce la vado ad avviarlo. Ah, ma sei qua vicino, se mi dice. Mi senti? No, perché ti dico la verità, più un paio di volte me l'ha fatto un po' di lag. Quindi ora. No, non è che se vogliessi, ma bene, dipende dal gioco a cui giochi. E quello è il problema. Generatrice computer. No, io ti dico che a parte questo gioco qui, ti dico che fino ad ora ho giocato a qualsiasi gioco in VR senza nessun tipo di problemi. VR sempre, senza nessun tipo di problemi.
Ah, il fatto che non è come PlayStation o Xbox, che magari, cioè, funzionano ancora, non c'è problema. Se è a posto, sì. Preparati a cacciare i 1000 più di 1000 passa euro, te lo dico. No, perciò ti dico questa cosa qui. Costano un casino, poi devi mettere le telecamere per dentro la casa, per dentro la stanza. Ok, ora con l'uranio si carica molto più velocemente. C'ho 225 di uranio. Si carica molto più velocemente l'astronave. Allarme ambientale e radiazione dall'esterno. Ah, domanda, io sto nell'osservatorio. Allora, io te l'ho detto, se tu vuoi risparmiare con i materiali, utilizza il teleport. No, io aspetto a te, tu hai visto pure oggi, ho giocato quando sei arrivato tu, non è che... Sì. No, quello è salvataggio, ti dico che è mio perché lo stavo a parlare pure con altri giocatori, mi hanno detto la stessa cosa. Il salvataggio è di chi osta, non è tu che entri. Devo entrare, prima io devo entrare.
No, ma io ho fatto quello che stai facendo tu ora, eh. Cioè, io questo sto facendo, sto facendo di strano, eh. Cioè, ho seguito la storia, ho seguito. Cioè, l'antimateria, dall'antimateria ho fatto il salto gravitazionale, basta. Non è che sto parecchio lontano da te, questo ti volevo dire. No, Marco, non so. Ma quanto mai? Cioè, tu. Ma guarda che non stai lontano da me, perché tu una volta che hai fatto l'antimateria. No, perché. Ascoltami, io una volta che ho fatto l'antimateria. Poi me ne. Cioè, ho fatto il salto gravitazionale, basta. Guarda, aspetta a te che arrivi qua, tanto tu l'hai craftato, l'hai sbloccato il progetto dell'antimateria. Ma scusa, tu mo la storia a te cosa ti sta facendo fare? Ma la tuta quella. Ma quale tuta? Aspetta, quale tuta? Ma quello non è obbligatorio, cioè è un optional. Ma non li hai comprati quelli? Io ho comprato pure quello da 1 da 5.000 e uno da 15.000 alla stazione spaziale, li ho comprati. Cioè, oltre a craftarne due, gli altri li ho pure comprati, eh. No, allora la stazione è quello che puoi sbloccare, è quelli là che tu te le compri lì e ti puoi comprare gli upgrade all'armatura. Per il restante invece quello là che te lo devi craftare tu, ti ho detto i materiali sono quelli là, se vuoi quello là gratis. No, perché? Perché sprecate i materiali? Ah, ok, se vuoi venire qui l'antimateria tu la risparmi. E non solo la risparmi, ma per esempio, quando hai sbloccato il progetto dell'antimateria, tu non hai neanche più bisogno di andare a comprare l'involucro di antimateria, perché tu crafti e quindi tutto il potenziamento dell'armatura è tutto a costo zero perché te lo crafti tu. Capito? Ah, ti dovrebbe uscire un esagono giallo. Tu sei entrato nella. Hai fatto il salto. Sei entrato anche tu in questa nuova galassia? In quale galassia stai? Quella la vecchia? Là cosa ci dovevi fare? No, io non l'ho comprato lì, ti ho detto sta all'Emporio, sul pianeta. Io l'ho comprato lì, l'involucro. Cioè. Vai a casa. Vai
Devi fare, da lì c'è sta, come si chiama, quel macchinario dentro casa che ti scannerizza per trovarti degli edifici nelle vicinanze. Da lì sono andato o all'emporio o alle strutture e ci sta un NPC che ti vende roba e gli ho comprato l'involucro antimateria. Però ascoltami, se hai sbloccato il progetto dell'antimateria, non... Ok, allora stiamo a sentire, che c'è da fare ora come storia? Lascia stare di potenziare l'armatura, perché quello te lo dicono spesso, pure a me. Mentre se fa questa principale, dice potenzia l'armatura, potenzia l'astronave. Allora, tu praticamente devi andare sull'astronave. Hai fatto la missione per costruire il motore a propulsione, là come si chiama? A curvatura? Quella a curvatura. Ok, craftato la curvatura, vai sulla stazione spaziale. Non l'hai craftata ancora? Ah, che devi costruire l'antimateria? Se hai costruito il motore, dovresti craftare ora l'antimateria. No, scusami. No, ma scusami un attimo, devi craftare la cella di curvatura. E quindi per il motore ad impulso ti serve il metallo cromatico e ti serve i microprocessori. Li ho comprati o all'Emporio o alla stazione spaziale. O lì dove ti pare, parli con l'NPC. Là non c'è. Allora, praticamente dentro casa ci sta il macchinario per la segnalazione di edifici. Usa quello e fa. Come? Ah, perché tu hai premuto Y e hai fatto scomparire tutti i segnalini. Premi di nuovo Y e ti compaiono di nuovo. Allora, una volta che hai fatto quello, ti chiede di fare la scannerizzazione. La scannerizzazione per l'antimateria, sì. Tu che vuoi? Premi Y con il tasto sinistro, con il joystick sinistro. Premi Y, ti ricompariranno di nuovo sia all'interno che fuori dal pianeta. Tu lo puoi mettere pure da fuori dal pianeta. O fuori dal pianeta, o dentro il pianeta. No, sul fatto che ti sono scomparse. No, vabbè, perché tu una volta che ci hai bloccato tu il progetto dell'antimateria, dopo ti verrà tutto a costo zero, perché ci metti un po' di pazienza e te la crafti tu, capito? O alla stazione spaziale, o alla stazione spaziale, oppure all'Emporio, o in una struttura normale, cioè dove ti pare, quella è te. Il metallo cromatico, il rame. Per il metallo cromatico, pigli i depositi di rame, perché avevo fatto un deposito di rame e ne avevo 500. Vai lì e ti crafti, ti metti a scavare tutto il deposito di rame sul pianeta. Poi vai alla raffineria e lo lavori. Neanche quello è Marco. Ma ci hanno detto che è una cagata.
Io ho fatto solo un de... No, ti dico. No, ascoltami. Io ho fatto un deposito solo di rame in tutto il gioco, un deposito. E ne ho raccolti 500, 500, 500 qualcosa. Ma hai pigliato il deposito? Cioè quello. E io con quello ho fatto. Cioè, me ne sono avanzati ancora. Ce n'ho altri 94. Vabbè, scavati e trovati almeno un po' di rame. Già fai più un po' di rame? Allora mi piglio questo uranio e salvo la partita. No, no, tanto solo pure vado a fare una doccia. No, ti ho detto, non stai lontano di me, stai tale e quale a me. Tutto il casino che tu ti eri concentrato sull'inventario della tuta, che però è una cosa che tu una volta che ci blocchi il progetto, te lo fai tu in sacrosanta pace, capito? Mi senti? Guarda che ti do un consiglio, Una volta che tu hai sbloccato il progetto dell'antimateria, noi dobbiamo ritornare all'accampamento iniziale, perché lì stanno tutti i materiali che ti servono per potenziare la tuta. Cioè noi domani, una volta che tu domani hai sbloccato l'antimateria, noi domani ci possiamo concentrare a potenziare solo la tuta, per dirti. Buona scena allora. Vai, tanto stacco pure io. Allora facciamo una cosa un po' al volo. Allora salvo qui, salvo. Secondo me sì.
Beh, se c'ho ragione. Se c'ho ragione dovrebbe funzionare. E quando dovrebbe essere lo stanno? Scusami un attimo. Io volevo dire una cosa, è una curiosità mia più che altro. Troviamoci un posto, sono curioso di vedere una cosa. Io devo capire solo una cosa, devo cercare di capire. Vediamo un po'. Se c'ho ragione funziona. No. Come si fanno a mettere altri cambi? Se io voglio costruire un'altra base qui. Computer? No, io lo fanno Stargate qui. La stazione spaziale dov'è che sta? Ecco. Ma non è che sta sull'altro pianeta? No, sta in un'altra galassia. Ma come mi vado a schiantare? Ah, di là l'entrata. Ok.
Quindi, come ho capito, la partita è salvata, giusto? La sicurezza, si può mai sapere. Punto di rigenerazione è salvato. Mente 12. Ok. 15 secondi fa, sì. Niente, gente. Allora, per il restante, grazie mille perché è passato in live. E ci si vede domani. Buona serata a tutti.